Numero speciale oggi di J Magazine che coincide, che è in concomitanza con il tour elettorale arrivato fin qui a Lago Verde di Sant'Omero di Luciano D'Alfonso, candidato per il PD alla Regione Abruzzo, al governatorato d'Abruzzo, e che dà l'avvio alla campagna elettorale di Dino Pepe alla Regione Abruzzo, anche egli nel Partito Democratico. Il candidato di un'intera vallata, la Val Vibrata, che incontra la provincia di Teramo, che incontra l'Abruzzo. Adesso noi andiamo a guardare lo speciale, l'integrale, per quanto concerne l'incontro di Luciano D'Alfonso e di Dino Pepe, e torneremo per parlare con alcuni interlocutori, alcuni esponenti del Partito Democratico. A dopo. Buonasera a tutti, grazie ai colleghi che hanno intrattenuto Luciano D'Alfonso. Luciano D'Alfonso e il sindaco di Torano, Dino Pepe, prendono posto sul palco. Ringrazio tutti i presenti anche per la pazienza che avete avuto nell'attendere l'arrivo di D'Alfonso, che viene sicuramente da un tour importante. Voglio dire a tutti che io sono contento di poter moderare questo incontro, perché vivendo il territorio penso di poter dire che la candidatura alla regione di Dino Pepe sia frutto vostro, frutto del territorio soprattutto. Voglio dire al candidato presidente alla regione Abruzzo che tra la gente io ho appuntato i nomi di Mario Di Pietro, sindaco di Bellante, Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto, il consigliere regionale del Partito Democratico Peppino Di Luca, Mario Tulini, vice sindaco di Civitella, gli ex sindaci di Alba Adriatica, Franchino Giovannelli, di Ancarano, Antonio Viola, poi Gabriele Di Massimo, ex sindaco di Torano, Carmine Guercioni, ex sindaco di Corropoli, Mauro Scarpantonio, ex sindaco di Controguerra, insomma tante rappresentanze istituzionali importanti per questo incontro. Voglio chiamare sul palco per un breve saluto il segretario locale del Partito Democratico Mario Ciavatta, che è qui, eccolo. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Dino per aver scelto Sant'Omero per cominciare e per esplicitare appunto la sua candidatura alla regione, e ringrazio il candidato presidente per la sua partecipazione. Io porto le voci di tutti, faccio le voci di 12 segretari della Val Vibrata, perché come si diceva appunto la candidatura di Dino è una candidatura che è espressione del territorio. Ci siamo fatti sentire noi come segretari per portare la nostra voce e farci appunto esaudire quelle che erano le nostre richieste. Ringraziamo Dino per aver messo a disposizione la sua persona per questa candidatura. Non mi dilungo più di tanto perché sono sicuro che vorrete ascoltare i due candidati, quindi li ringrazio ancora, che questa iniziativa stasera sia anche di buon auspicio in vista delle prossime elezioni amministrative anche qui nel nostro comune. Grazie ancora e in bocca al lupo a entrambi i candidati. Grazie. Portiamo i saluti di Gabriele Minossa, segretario provinciale del Partito Democratico di Teramo, Franco Garletta, si scusa, sindaco di Controguerra, Giuseppe Di Bartolomei, sindaco di Colludara, gente che ha avuto dei contrattempi dell'ultima ora. Abbiamo parlato del territorio, noi giornalisticamente il territorio lo stiamo vivendo, abbiamo il piacere di farlo quotidianamente da 2 anni, credo che mai come questa volta si sia levata proprio forte la volontà di avere un candidato del centro-sinistra, un candidato del Partito Democratico rappresentativo del territorio. A me piace solo ricordare un episodio, perché io vivo la quotidianità non dal punto di vista politico ma esclusivamente giornalistico, però prendere coscienza del fatto
che abbiamo il candidato della Val Vibrata e dell'intero territorio della nostra provincia rinunciare da 10 anni alla propria indennità, sarà anche o parte della propria indennità, circa 35-40 mila euro saranno anche poca cosa, ma il gesto conta in una situazione nella quale viviamo anche condizioni esattamente opposte. A me piace sottolineare questo aspetto, sul territorio alzo le mani perché credo che Tito Rubini più di molti altri possa rappresentarlo, e siccome lo vedo qui davanti a noi io pregherei Tito di portarsi sul palco, di portare il suo saluto agli intervenuti e anche ai nostri candidati. Dunque, penso che di fronte a mille incertezze, dubbi, a tutte queste questioni negative che attanagliano il paese, la regione, la nazione, diciamo i problemi a livello internazionale, noi abbiamo una certezza. C'è una certezza che è connotata da dati oggettivi. La certezza è che fra qualche mese l'Abruzzo avrà il nuovo governatore, che è Luciano D'Alfonso. E quindi tutti i presenti hanno una grossa responsabilità, perché questa volta la regione dovrà essere come un aereo, proprio sfidare e quindi andare verso il cielo. Bene, anche perché c'è un effetto che io chiamo di Ennio Flaiano, cioè l'effetto di Ennio Flaiano è fondato su un aforisma che forse Luciano D'Alfonso conoscerà, e cioè che gli italiani vanno sempre in soccorso del vincitore, quindi ci dobbiamo aspettare un valore aggiunto che è quello di tanti che sanno di questa vittoria e che comunque voteranno per il centro-sinistra. Io ho avuto l'onore e ho l'onore di essere amico fraterno di Dino Pedri, che devo dire mi ha ascoltato sempre quando io stavo in politica. Ascoltate i miei consigli, oggi io ascolto i suoi consigli perché sta, diciamo, si è formato molto, ha avuto la sua esperienza e oggi abbiamo da imparare da lui, anche perché ha capito il concetto della città-territorio, cioè questa unione di comuni, forse unica in Italia, che è formata da 12 municipalità e che ha in sé il germe per costituire un nuovo modello di sviluppo. Bene, Dino come me ha capito però che la città-territorio non è una semplice unione di comuni, ma deve essere sviluppato come concetto urbanistico, con un unico piano regolatore. È inutile che noi abbiamo i nostri piani regolatori dei nostri piccoli comuni, non serve assolutamente a nulla. Ecco perché dico anche a Luciano D'Alfonso che una delle prime leggi che bisogna affrontare è quella degli enti locali, quello di riunire i piccoli comuni, quello di formare questi distretti che si chiamano città-territorio e che la Val Vibrata ha fondato come simbolo di un rinnovamento italiano. Quindi cerchiamo di legiferare in questo senso e di creare più città-territorio possibili in Abruzzo, cercando di riequilibrare questa regione, perché se c'è un'area metropolitana forte come Chieti Pescara, noi dobbiamo costruire un'area metropolitana qui nel nord dell'Abruzzo, capace di competere e di agganciarsi a questa tua idea dell'area medio-adriatica. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, noi abbiamo un'autostrada che è finita miseramente a Villa Romano quando era la Roma, l'Aquila, Teramo, Alba Adriatica, che aveva pensato Natali più di Gasperi. Quindi noi dobbiamo tornare a questo concetto e dobbiamo creare una forte area qui e dobbiamo assolutamente fare politica di riconversione, perché la Vibrata, che è stato uno degli argomenti essenziali a livello industriale italiano, oggi non ha più questo modello.
e dobbiamo riconvertirlo con un modello diverso che sono i servizi, che è il turismo, che è l'enogastronomia. Dino Pepe ha sposato questa idea. Noi vibradiani, che abbiamo una grande capacità di riconversione, dobbiamo assolutamente non perdere questa occasione. E Luciano D'Alfonso ci deve aiutare, perché noi vogliamo creare al nord dell'Abruzzo una grande area metropolitana, anche legata all'Aquila, legata alle Marche, che competa con le grandi sfide europee. Ha ragione Luciano D'Alfonso quando dice che dobbiamo costruire una regione utile. Certo, utile, perché quando c'è l'utilità c'è la forza. E siccome D'Alfonso questo l'ha studiato da tanti anni e non è improvvisato, io sono convinto che noi avremo una regione utile e forte. Sono convinto di questo, perché ha delle capacità straordinarie, ma da solo non può fare nulla. Ha bisogno di una squadra, e noi qualche elemento glielo diamo. Uno di questi, che è un attaccante, è Dino Pepe. Ne sono convinto, anche perché la vibrata per pilotare questo grande processo nuovo di sviluppo, di riconversione, ha bisogno di un rappresentante regionale che capisca questi problemi e che combatta per questi problemi. La vibrata è stata sempre isolata, non ha mai avuto rappresentanti politici, per esempio. Noi la prossima volta vogliamo un rappresentante politico che rappresenti la vibrata, assolutamente, costi quel che costi. Cominciamo oggi dall'appoggiare Dino Pepe, il quale è onesto, ha volontà, ha passione, ha esperienza, e io, Dino, termino, ti auguro con tutto l'affetto possibile di raggiungere un grande risultato e di costruire questa grande squadra che porterà l'Abruzzo in tutta Europa. Grazie. Consentitemi di salutare Claudio Ruffini, perché insomma poi quando si fanno i nomi si corre il rischio di saltarne qualcuno, quindi Claudio Ruffini ovviamente è nel pubblico, lo saluto e lo ringrazio. È la volta del candidato del Partito Democratico del territorio, e non soltanto, ma soprattutto del territorio, Dino Pepe. Grazie, grazie di cuore a tutti voi, grazie per questa bellissima partecipazione. Questa è la prima serata, se iniziamo così possiamo ben sperare. Devo dire che sono un po' emozionato, perché non pensavo che il sindaco del comune più piccolo della Val Vibrata fosse chiamato a rappresentare tutti voi, fosse chiamato a rappresentare tutta la Val Vibrata e non solo essa. Io ringrazio tutti gli amministratori, i segretari di circolo, le persone della Val Vibrata, uomini e donne, che hanno voluto con forza affinché si iniziasse questo percorso, affinché ci fosse questa candidatura della Val Vibrata, affinché la Val Vibrata, 80.000 abitanti, 12 municipi, fosse rappresentata degnamente all'interno dell'emiciclo regionale. Io vi ringrazio, avete scelto me, io voglio essere solo ed esclusivamente uno strumento a vostra disposizione. Uno strumento della vallata, uno strumento dei comuni, uno strumento delle associazioni, delle persone, delle famiglie, delle imprese, degli artigiani, uno strumento a disposizione di tutti affinché la voce sia forte e chiara all'interno della regione Abruzzo. Ringrazio poi Luciano D'Alfonso, che appena l'ho chiamato l'altro giorno mi ha fissato immediatamente un appuntamento. Questi appuntamenti, caro Luciano, li avremo spessi. Questo discorso e questo parlare chiaro tra noi vibratiani e voi della regione, noi lo terremo sempre aperto, questo filo della discussione lo terremo sempre aperto, perché la Val Vibrata, e non solo essa, ha bisogno, ha assolutamente bisogno delle risposte della regione Abruzzo. La nostra è stata una candidatura, come dicevo prima, venuta dal basso, non sposata dai signori delle tessere, ma sposata dalle persone, dalle famiglie, dalle imprese, dai segretari di circolo che tanto hanno fatto, e vorrei ringraziare di cuore i segretari di circolo della Val Vibrata che si sono battuti con forza affinché questa candidatura ci fosse, affinché questo strumento
questo strumento a disposizione della Vibrata ci fosse e ci fosse per davvero. Abbiamo sentito, prima Walter ricordava, i tanti ex sindaci presenti, i tanti ex amministratori, sindaci, vice sindaci di questa Val Vibrata. Perché noi fino al 2007-2008 questa vallata è stata governata dal centro-sinistra ed è stata governata benissimo dal centro-sinistra. Se qui sono stati raggiunti determinati risultati, guardiamo l'ambiente. Questa è l'area dove la raccolta differenziata è più forte. Noi abbiamo i comuni della vallata che hanno oltre il 60% di raccolta differenziata, la comunità più virtuosa da questo punto di vista. E Torano, lasciatemelo dire, il primo comune riciclone della provincia di Teramo e tra i primi in Abruzzo. Perché noi in questa vallata ci abbiamo creduto sulla raccolta differenziata. E poi la regione che si è dimenticata di questo. Non ha premiato i comuni, le famiglie che si sono impegnate nella raccolta differenziata e nel differenziare tutti i rifiuti. Perché così facendo possiamo risparmiare e soprattutto investiamo sul nostro futuro, sui nostri figli. Perché concedere loro un ambiente pulito, un ambiente sano, sicuramente facciamo una bella cosa non solo per le nostre generazioni ma per le generazioni future. E se un politico non guarda alle generazioni future, pensa solo al presente, è un politico cieco. È un politico che non guarda oltre, è un politico che non guarda con affetto ai propri figli. La regione deve sostenere la raccolta differenziata, deve premiare i comuni virtuosi, come è stato fatto per gli anni precedenti. Invece questa giunta regionale si è assolutamente dimenticato di questo e non ha premiato quelle famiglie, quelle imprese, quelle comunità che si sono impegnate a differenziare i loro rifiuti. Raggiungere il 70-80% di raccolta differenziata non è semplice, ma se poi non c'è una risposta positiva da parte della regione che premia queste famiglie e queste comunità con l'abbassamento delle tariffe, non arriviamo da nessuna parte. E la politica regionale a livello ambientale è stata assolutamente deficitaria. Noi non abbiamo un piano regionale dei rifiuti. Abbiamo una sola discarica a livello regionale. Siamo costretti tutti a conferire lì, ai prezzi che stabiliscono loro e non ai prezzi condivisi da tutta la comunità. Su questo settore, caro Presidente, dovremo lavorare molto e dovremo lavorare soprattutto per i nostri figli e per il nostro futuro, perché l'ambiente è il nostro futuro. E poi l'economia. La Val Vibrata è stato un distretto industriale e artigianale molto importante. È stato un modello non solo per l'Abruzzo ma anche per il centro Italia. Noi su questo modello ci dobbiamo tornare. Con tanta innovazione, con l'abbattimento della burocrazia, perché gli imprenditori e gli artigiani non possono combattere quotidianamente con la burocrazia. È una sfida assurda. Lo Stato che si pone contro l'iniziativa privata, che si pone contro le assunzioni, contro le iniziative libere e imprenditoriali dei nostri artigiani. La Val Vibrata è stata ricca per quanto riguarda le confezioni, il pellettiero, ma adesso ci dobbiamo riconvertire e la Regione deve stare al nostro fianco. La Regione deve stare al nostro fianco. I fondi FAS, l'attuale giunta regionale li ha concessi alla Valle Peligna per oltre 20 milioni di euro. Per la Val Vibrata non è arrivato nulla. Eppure su questa provincia insiste il presidente di regione e 4 assessori regionali. Ci hanno detto che avere il sindaco di centrodestra, il presidente della provincia di centrodestra, il presidente della regione di centrodestra portasse a noi, a tutte le nostre famiglie, assolutamente dei benefici. Dopo 5 anni possiamo essere testimoni oculari del fallimento totale di questa politica, del fallimento che ha portato la nostra viabilità. Fra poco saremo costretti a viaggiare sulle nostre strade coi cavalli, perché le nostre strade sono assolutamente distrutte. E l'amministrazione provinciale, su questo possiamo dire che non ha fatto nulla. Nonostante avesse il presidente di regione al loro fianco, nonostante avesse Berlusconi al loro fianco per tanti anni, ma le nostre strade sono lì a testimoniare che l'impegno di questi signori è stato pari a zero. Caro Luciano, noi su questi temi ci dobbiamo lavorare, ma ci dobbiamo lavorare con impegno e noi ti chiameremo spesso, perché spesso vogliamo fare il tagliando di quello che la Val Vibrata e il territorio provinciale chiede e quello che la regione risponde. Perché poi la politica non deve essere una professione, non deve essere un'attività, ognuno deve avere il proprio impegno, il proprio lavoro, la politica deve essere una passione, una dedizione.
una messa a disposizione del proprio tempo al servizio degli altri. La politica deve essere un servizio e non una professione. Quindi chi fa politica deve assolutamente mettersi al servizio. Chi mi conosce lo sa, io sono stato sindaco 10 anni del mio piccolo comune, Torano Nuovo, che è il più piccolo della Val Vibrate, ma sono stato a completa disposizione dei 1700 cittadini che per me sono stati 1700 consiglieri comunali. Grazie cari toranesi, perché mi avete dato una bellissima soddisfazione, quella non di lavorare per voi, ma quella di servirvi. Perché un sindaco, un politico, un amministratore c'ha un solo compito, quello di servire i propri cittadini, a qualsiasi livello. Caro Luciano, vogliamo parlare con te di tanti temi, del turismo della nostra costa o della nostra montagna, la bellissima Civitella e l'entroterra della Val Vibrate, i comuni interni. Su questo noi ci dobbiamo lavorare molto, ci dobbiamo investire molto. La Val Vibrata sono anni che chiede di risanare il fiume Vibrata. Questo fiume è così importante per la nostra valle, non solo dal punto di vista ambientale. Noi abbiamo molto spesso, i comuni della costa, durante l'estate sono costretti a chiudere le proprie spiagge, a vietare la balneazione. Sono dei danni enormi, irreparabili. Ma se noi non curiamo il nostro fiume, se noi non curiamo il Vibrate, siamo costretti ogni anno a chiudere Alba, Martinsicuro, Tortoreto molto spesso. E quindi sul fiume Vibrate noi ci dobbiamo investire molto non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista turistico. I comuni della Val Vibrate da tempo chiedono un'attenzione particolare alla Regione per finanziare il risanamento del Vibrate, per farne un luogo di piste ciclabili e quant'altro, affinché si possa dare un futuro anche turistico non solo alla costa, non solo alla montagna, ma anche all'entroterra. Un entroterra molto ricco che ha investito molto sull'enogastronomia, sui prodotti tipici, sulla nuova agricoltura rurale, perché noi sull'agricoltura veniamo dall'agricoltura e ci dovremo tornare, perché può essere un settore interessante per il nostro futuro. Con le nuove tecnologie, con i nuovi progetti, con i nuovi scenari della nuova economia rurale, e parlo di agricoltura biologica, agricoltura biodinamica, l'enogastronomia è così importante. Io vengo da un comune dove l'enogastronomia la fa da padrone e dove le cantine, i ristoranti, le attività che lavorano in questo settore non hanno assolutamente crisi, anzi l'export la fa da padrone. E poi caro Luciano, dobbiamo parlare anche di sanità. La Val Vibrata ospita l'ospedale Val Vibrata. Su questo ospedale noi ci dobbiamo puntare, ci dobbiamo investire molto, perché è un ospedale di frontiera. Da qui passano le tante centinaia di migliaia di euro che noi siamo costretti a dare per la mobilità passiva. I tanti cittadini della provincia di Teramo che emigrano verso le Marche e altrove e poi siamo costretti a rimborsare queste prestazioni ospedaliere. Noi dobbiamo investire soprattutto sull'ospedale della Val Vibrata, perché il nostro ospedale, l'ospedale degli 80.000 cittadini della Val Vibrata, e se noi riusciamo a investire in un certo modo sull'ospedale della Val Vibrata, sicuramente riusciremo ad evitare anche gravi e dispendiosi rimborsi alle regioni limitrofe. E poi volevo parlare un po' di viabilità. Lo dicevo prima, una viabilità assolutamente assurda. Non solo per la Val Vibrata, ma per la provincia di Teramo. E come facciamo noi a investire sul turismo se poi non abbiamo le strade che funzionano, non abbiamo le strade percorribili? Come possiamo dire che abbiamo un bellissimo mare, delle bellissime cittadine del nostro territorio, ma poi non ci si riesce ad arrivare, o la segnaletica è assolutamente carente? E poi, caro Luciano, i comuni, la scuola, i piccoli comuni. Noi sui piccoli comuni ci dobbiamo investire, perché i piccoli comuni sono quelle comunità, quelle cellule fondamentali dove c'è vita, dove ci sono le scuole attive, dove ci sono i servizi. E quindi io vengo da un piccolo comune, ma noi su tutti i comuni della regione Abruzzo ci dobbiamo investire e investire con forza. E non dobbiamo fare che ci sono comuni di serie A e comuni di serie B, comuni che ricevono costantemente finanziamenti regionali e comuni che non ne ricevono affatto. Questo non significa
discriminare un sindaco di centrodestra e di centrosinistra, ma significa discriminare una comunità, discriminare famiglie, scuole, operatori che nulla hanno a che vedere con il colore del proprio sindaco, perché quando si è sindaco di tutti, e quando si è presidente della regione si è presidente di tutti. Questo purtroppo è accaduto anche nel sociale, a volte si è operato in questa maniera, si sono finanziate cooperative e non si sono finanziate altre, si sono finanziate ambiti e non si sono finanziati altri. Sul sociale non si scherza, non si scherza sulle difficoltà delle famiglie, non si scherza sulle difficoltà dei bambini, non si scherza sugli immigrati, non si scherza sulle persone disabili. Una regione deve avere come riferimento solo ed esclusivamente il merito. Il merito su tutto, il merito sul sociale, sulla scuola, sui comuni, sulle comunità. Il merito al primo posto, caro Luciano, e non la clientela. Non la clientela, noi in Val Vibrata non la vogliamo, così come in provincia di Teramo. Noi vogliamo le cose giuste e le cose bisogna meritarle. I comuni, le associazioni, i gruppi, le imprese, tutti hanno la possibilità di partecipare a bandi, ma questi bandi devono essere uguali per tutti, perché tutti dobbiamo avere le pari opportunità, ma pari opportunità vere, e la Val Vibrata vuole avere la pari opportunità delle altre vallate della regione, affinché anche noi possiamo ritrovare l'orgoglio che abbiamo avuto in passato, che abbiamo avuto negli anni 70, negli anni 80. Poi la crisi ci ha attanagliato e ha costretto anche noi a vivere in maniera molto triste. Noi vogliamo recuperare quell'orgoglio del nostro passato e noi ce la metteremo tutta, noi vibratiani e non solo loro, perché stasera abbiamo anche tanti ospiti della provincia teramana, ma non me ne vogliono, parliamo un pochettino di più della nostra vallata. Io per finire vi voglio ringraziare di cuore per questa bellissima partecipazione. E se abbiamo iniziato in questa maniera, sicuramente possiamo continuare meglio. Io voglio essere solamente, come dicevo prima, uno strumento al vostro servizio. Grazie e buon lavoro a tutti. La parola al futuro governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Intanto vi rivelo che non è la mia prima occasione di espressione in pubblico oggi, per cui spero che la lucidità riesca ad assistermi esattamente come desidero. Vengo da una bella galoppata che fa seguito a quella di ieri e di tanti giorni passati che ho alle spalle. Stamattina sono stato prima a Città Sant'Angelo, poi ad Atri, poi a Teramo, poi a Loreto e adesso qui, ma non ho finito con qui, c'è un altro appuntamento. Però colgo e rilevo la differenza dai diversi e nei diversi appuntamenti. Vedo per esempio quando i sorrisi legano tutte le presenze in platea e stabiliscono il clima della comunità nei confronti di chi ragiona, di chi si candida, di chi chiede fiducia. E questa sera io vedo un magnetismo, vedo la dimensione della comunità. E siccome so anche come è nata questa candidatura, della quale per la quale ringrazio tutti gli spingitori, dai cittadini naturalmente, al sistema anche dell'informazione libera, che so che ha svolto un ruolo, agli amministratori di ieri, di oggi e di domani, alle persone di buona volontà del partito e anche delle simpatie di partito. Mi fa piacere dire questo perché non sempre su una candidatura c'è questo livello di convergenza. Altrove in Abruzzo abbiamo un'abbondanza di candidature, 200 saranno i candidati che sosterranno la mia battaglia elettorale. Ho visto altrove la difficoltà di allinearsi sulla scelta di un cognome, di una storia professionale e politica, di una sensibilità. Qui ho visto l'immediatezza nel raccogliere questa disponibilità. Ringrazio davvero tutti coloro i quali hanno avuto questa fantasia, questa intuizione, questa intelligenza. Ci sono le premesse, non solo per la vittoria,
ma anche per il fare bene dopo la vittoria, perché il punto è lì. Che faremo festa la sera del voto non c'è dubbio, ma dobbiamo essere bravi ed essere preferiti a partire dal giorno dopo per 1800 giorni, che sono 60 mesi e 5 anni. Dino Pepe voi lo conoscete bene, io l'ho incrociato da tempo, ma adesso lo sto stimando, rilevando, misurando, e mi ha convinto anche il come ha introdotto, dato il suo contributo a questa serata. Un approccio programmatico di amministratore non ideologico, che non parla male degli altri, se la prende con i problemi come dovrebbe fare ogni amministratore. Vedete, io ho avuto la possibilità anche di studiare la vicenda politica, di praticarla amministrativamente, di rifletterci, di conoscere al riguardo anche il dolore. Ho visto come in Europa, per esempio, ci sono tradizioni e tradizioni. In Germania uno non può fare il parlamentare, neanche di un Lander, cioè il parlamentare regionale, se prima non ha fatto il sindaco, se prima non ha fatto l'amministratore locale, per il fatto che a livello di territorio chi vuole fare politiche, vuole fare decisione pubblica importante, deve riuscire a sentire l'odore della vita reale in carne e ossa della gente che sta lì, a soffrire, a concepire il progetto, ad animarsi rispetto alle questioni che vengono sollevate. Dino Pepe ha anche quest'altra caratteristica, che ha fatto un corso di attrezzatura di sé per fare domani il parlamentare regionale. Ma soprattutto in alcune terre e territori dell'Europa ormai fa parte del passato il parlare male degli altri. La bravura della contemporaneità è puntare ai problemi dell'economia e della società. Esattamente come ha fatto Dino Pepe, avendo sotto gli occhi un documento che guidasse il suo dire, ma aveva tutto chiaro nel cuore e nel cervello. Quindi mi fa piacere anche per questo, me lo vedo già nella sala principale del confronto della democrazia abruzzese dentro l'ente regione, che si muova alla ricerca del consenso e della migliore espressione possibile. Che cos'è che vengo a dirvi io? Io sono implacabile nei giudizi. L'Abruzzo non ha conosciuto una regione che potesse meritare la conferma di un voto. Non si è mai verificato dal 90 che una classe dirigente eletta sia stata rieletta. Questa è una caratteristica tutta abruzzese. Nelle Marche la classe dirigente che è stata eletta, poiché svolge bene i compiti a casa, è sempre stata rieletta nelle Marche. Vito D'Ambrosio l'ha fatto due volte, anche Gianmario Spacca l'ha fatto due volte, credo che adesso il punto è la terza candidatura di Gianmario Spacca. Ma non è che lì c'è una specie di fucile puntato contro i cittadini affinché votino e rivotino la classe dirigente. C'è un apprezzamento della cittadinanza nei confronti della classe dirigente, c'è una misurazione di quello che ha fatto la classe dirigente e dunque gli si dice di sì. In Italia, a differenza dell'Inghilterra, tutti i cittadini si sentono in diritto, secondo me anche con una simpatica libertà, di pronunciarsi sul calcio, di fare le composizioni della squadra di calcio, della nazionale, e accanto a questo i cittadini si sentono in diritto di esprimere giudizi a ragione sull'organizzazione della salute. Io ho una sorella che fa il primario ospedaliero a Chicago, alla Loyola University, lei dice che a volte insomma gli italiani, soprattutto i suoi parenti di mia sorella, vorrebbero anche mettere bocca sulle terapie farmacologiche, perché tutti si sentono un po' medici. È così, perché la sanità ci entra dentro la vita, e ogni cittadino sa esprimere un giudizio del prodotto sanitario organizzativamente salutistico. Ed è proprio su questo punto che c'è la massima caduta verticale di qualità in Italia e soprattutto in alcune regioni. Fatto un giudizio complessivo, in Italia c'è il più alto numero di malasanità. Qual è la ragione? Esattamente quello che ha tratteggiato Dino Pepe, che io voglio riprendere con un po' più di dettaglio. In Abruzzo, per esempio, manca l'organizzazione della sanità. Non è che mancano i medici, non è che manca il personale di supporto dei medici, o mancano i macchinari, la tecnologia, che c'è in maniera adeguata, è stata pure pagata, a volte anche troppo. Manca il legame tra il macchinario, la macchina, la tecnologia e il personale che lavora con i camici di diverso colore, e questo legame si chiama l'organizzazione. Non ci credete che la questione è una ASL unica o due ASL,
quella l'affronteremo in un giorno in Abruzzo. Quello che serve è la scatola della ASL, con i poteri che ha, quanta organizzazione produce, nutrendosi degli indirizzi della regione. Quello è il punto. Mettiamoci d'accordo. Primo, dobbiamo deospedalizzare la sanità in Abruzzo. Io non so quanto personale c'è in mezzo a voi che ha a che fare con la prestazione lavorativa sanitaria. Perché si va prevalentemente in ospedale in Abruzzo? Perché non si crede al resto del sistema. La filiera territoriale non c'è, o se c'è è soltanto una bandiera. I distretti, salvo qualche eccezione, sono una promessa, un'intuizione. Non c'è la capacità di erogazione dei servizi che pure noi ci dovremmo attendere. Tra il distretto e l'ospedale ci dovrebbe essere una filiera di ulteriori snodi di erogazione a diversa intensità di medicalità. Questo non c'è. E anche gli atti di programmazione che si sono pensati o che si sono adottati sono meramente oboli burocratici. Allora io vi rendo certo un fatto, cari amici della Val Vibrata, cari estimatori di Dino Pepe, cari parlamentari regionali in scadenza, ma non scadenti, cari dirigenti di partito che siete qui, vi rendo certo un fatto, dal 26 di maggio comincia un cantiere che farà in modo che la diagnostica sanitaria non debba più richiedere decine e decine di mesi. La diagnostica sanitaria dovrà essere facile e veloce, a misura di condizione della persona. Però se dicessi solo questo, sarei, senza nulla togliere il giornalista presente che è molto bravo, un giornalista che sa delle cose. Il politico deve dire le cose che si sanno, ma poi deve dire anche come si risolvono i problemi, con quali strumenti. E io propongo uno strumento. Allunghiamo i tempi di lavoro della tecnologia che sta nelle nostre strutture. I macchinari possono lavorare H24? Sì. La classe dirigente eletta, il presidente della regione, il parlamentare regionale della Val Vibrata, ma anche della provincia di Teramo, davanti all'affermazione che dice il dirigente o il direttore, e poi sono sempre gli stessi, ma non è giusto perché poi se lavorano sempre si rovinano prima e c'è bisogno di manutenzione, e poi tutto sommato non è vero che questo sia un intelligente riutilizzo, noi a queste affermazioni pozzangheriste dobbiamo rispondere: passiamo avanti, dobbiamo scavalcare, e accanto all'allungamento dei tempi di lavorazione della tecnologia dei macchinari estendiamo anche il tempo di lavoro dell'attuale personale, remunerandolo. Chi è che lo ha fatto questo in Italia? Il Veneto. E il Veneto non è il presepe della regione Abruzzo con 1.320.000 abitanti, è una regione desiderata dall'Austria-Ungheria per densità demografica, densità di ricchezza, per complessità piacevole. Nel Veneto funziona così, perché non lo potremmo fare noi? Flavio Tosi, sindaco di Verona, non esattamente comunista, assessore regionale alla sanità, ha risolto azzerando i tempi d'attesa della diagnostica in questo modo, che è quello che penserebbero dai bambini alle casalinghe, ai pensionati che non si sono mai occupati di sanità. Fare sì che un'organizzazione si faccia carico di legare le risorse che uno ha per corrispondere a dei bisogni che vengono posti. Io per spiegare a mio figlio Francesco Cetteo che cos'è l'organizzazione, perché lui a volte mi sente dire al telefono l'organizzazione, ma papà che cos'è? Ho detto: Francesco, tu pensa al mercurio che sta dentro al termometro, è un liquido l'organizzazione, fatto di idee, di intelligenza, di prefigurazione, di progetto, che lega gli elementi di forza e fa in modo che ridanno il risultato che tu vuoi. È chiaro che questo chiede fatica, chiede assunzioni di responsabilità, che sono il superamento del ristorante nel quale tutti si vanno a preparare per fare carriera nella sanità. C'è un ristorante a Teramo dove si costruisce la progressione di carriera di molti.
Io vi escludo il fatto che dal 26 di maggio la progressione di carriera del personale della sanità abruzzese venga nutrita dalla fiduciarietà a cena. Dovrà essere il collegio dei sanitari che individua colui il quale deve progredire. L'atto tipico lo fa la figura prevista all'ordinamento della nomina, ma ci vuole anche la condizione della fiducia di un collettivo di lavoro in un settore così delicato che ha a che fare con la dignità della persona. Io non voglio riferirvi quello che so di alcune vicende personali. Io conosco un primario in Abruzzo che mi ha vivamente raccomandato di non andare da lui se avessi bisogno di lui, perché mi ha spiegato che lui è il frutto fortunato e fortunoso di un incrocio di cene combinate bene. Ma questo spiegherebbe perché in una certa provincia il massimo delle candidature coincide con il massimo della medicalità. Non va bene questo, non va bene, non va bene, perché stiamo parlando non dell'organizzazione dei pettini di Santa Rosalia, stiamo parlando di un processo che determina a valle il più elevato dei diritti, che è il diritto alla salute. L'Europa si è costituita differente dagli Stati Uniti perché l'Europa riconosce la differenza di diritti fondamentali. Il diritto alla salute al primo posto e il secondo, sapete qual è? Il diritto all'istruzione. E poi c'è il diritto all'occupabilità. Noi non lo possiamo fare strapazzare dai rapporti amicali. Io vi rendo certo anche questo. Vi rendo certo che nella sanità interverrà l'organizzazione e nella sanità interverrà una tale organizzazione che prende in braccio il paziente. Io ho un padre di 80 anni, un fratello rimasto cieco a causa di una serie di operazioni al cervello. Non tutti hanno la forza di essere autonomi nell'organizzare la scelta del chi fa cosa sul piano della terapia estrema, dell'acuzie che si presenta come patologia nella storia di vita di una persona. Allora che dovrebbe accadere? Che il sistema sanitario regionale, quando si è fatta la diagnostica, prenda in braccio il cittadino paziente, lo conduca dove c'è la cura più adeguata e non che debba essere da solo il cittadino come una pallina del flipper a sbattere la testa per cercare di capire dove si fa cosa su misura dell'appropriatezza che lo riguarda. Mi dice Piero Bassetti, presidente emerito della Regione Lombardia, e non è uno che per caso ha fatto il presidente, non l'ha fatto per bellezza, non l'ha fatto perché tra gli zigomi e le mandibole ci stava il giusto rapporto, lo ha fatto perché è bravo, perché conosce i dossier, perché ha saputo decidere, perché sa che cos'è l'economia. Oggi lui è una figura che è cercata da tutto il mondo per capire come si fa regionalismo. Mi ha detto: ma lo volete sapere che in Abruzzo voi il vostro punto di forza ce l'avete nella vostra piccolezza anagrafica, demografica, nella vostra contenuta consistenza demografica? Mi ha voluto dire: potete organizzare una città presepe, 1.320.000 abitanti, ci si può divertire a fare le coccole ai cittadini se c'è l'organizzazione, che è il contrario dell'intermittenza che diceva Dino Pepe. Faccio la scelta di quali comuni aiutare e di quali no. C'è un dramma che si muove nel sottosuolo in Abruzzo, che sono i dissesti idrogeologici. Da 14 anni c'è una mappa del dissesto idrogeologico che colpisce 16 zone. Noi continuiamo a mettere i fiorellini a botte di 350-400.000 euro la volta, che non fa altro che appesantire quelle macchie di rischio di dissesto. Ma si può fare una scelta di campo che dichiari guerra alla causa che scatena il dissesto, che è la perdita delle acque, un'attività di ricaptazione delle acque e anche di rinaturalizzazione di quei siti. In Umbria questo lo fanno normalmente, c'è una macchina amministrativa che dispone i dossier e c'è la politica che spinge quei dossier per avere qualità di progetti e qualità anche di finanziamenti. Nella battaglia con Roma, la condizione delle vostre strade, voi siete stati per anni la provincia modello della viabilità provinciale. La provincia modello, io ho fatto il presidente di provincia, io ho una grande opinione del mio lavoro, me la danno i cittadini che mi votano,
ma riconosco che la provincia di Teramo in una stagione è stata eccellente sul piano della viabilità provinciale. Adesso, prima o poi, dovrete ricomperare il cavallo per spostarvi. Nel 1800 l'Abruzzo venne configurato come regione fatta di province, che erano più grandi di quelle di adesso, in relazione alla forza resistenza che aveva il cavallo di sagomare la grandezza delle province. Non sto scherzando. In provincia di Chieti, Gioacchino Murat dotò di una serie di cavalli, dei geometri, per cercare di sagomare la grandezza di quella provincia a partire dalla resistenza del cavallo. Ciò che faceva il cavallo in una giornata era la sagoma della provincia di riferimento. Per i medici, fino al 1948, nel contratto dei medici c'era un'indennità che si chiama l'indennità di cavalcatura. Il signore dice di sì perché lo sa, è così. Assomigliava all'indennità di cazzuola dei muratori, ma quella di cavalcatura era più descrittiva, perché le strade non erano martellate, erano semplicemente da depolverizzare, si sarebbe detto in un atto deliberativo provinciale. Adesso gli asfalti sono martellati, assomiglianti gli asfalti a delle mattonelle. Fra non molto presenteranno delle interruzioni di percorribilità. Ma dove vogliamo andare a finire? Mi direbbe qualcuno più o meno costumato nel dibattito politico regionale, ma dove si trovano le risorse? Intanto prepariamo le carte, facciamo i dossier, facciamo una stima della consistenza dei danni possibili, della condizione di esercizio di quella viabilità. Io lavoro all'ANAS e mi hanno insegnato come primo atto che l'italiano ha diritto alla circolazione in sicurezza, non ha diritto ad uno sballottamento, ad una circolazione che sia da sballottamento, ha diritto alla circolazione in sicurezza. È possibile fare in modo che questo Stato, che è la regione in ogni territorio, coordini i geometri, gli ingegneri, il personale tecnico delle quattro province in mortalità e dica loro: preparate una perizia che rilevi il fabbisogno di intervento secondo una gradazione di gravità della situazione. E dopodiché si parte alla volta del ministero competente a spiegare che stiamo rischiando la mortalità dei nostri territori. Ma secondo voi la ragione per cui la politica sta sopra non è questa, di prevedere, di anticipare, o dobbiamo fare sempre in emergenza? A me hanno insegnato anche dei giganti politici di Teramo, il senatore Tommaso Sorgi, chi se lo ricorda di voi? Il presidente Emilio Mattucci, l'unico presidente di regione che ha avuto l'Abruzzo. Tutti gli altri sono state chi persone colte ed educate, chi persone belle ed educate, chi persone vogliose e tutto sommato composte, ma nessuno che abbia concepito il regionalismo. Il regionalismo lo ha concepito e declinato Mattucci. Tommasino Sorgi, per esempio, mi ha spiegato, mi ha fatto intendere che il cittadino fa il suo dovere se pensa all'oggi. Il politico eletto, che ha scomodato la categoria della fiducia e del consenso, fa il suo dovere se pensa a domani e dopodomani, anticipando le questioni, occupandosi di preparare tutto ciò che va preparato e stipato in soffitta, in cantina, nel garage e nell'anticamera dei luoghi dove vive. Preparazione è la regola d'arte, preparazione, anticipazione. Vedete, il problema di questa regione più di tutto si chiama la mortalità delle imprese, e lo sapete bene, in questa zona che è stata teatro di un miracolo economico. Giuseppe De Rita, mio amico, il più grande studioso di sviluppo economico che c'ha l'Europa, verrà il 10 di marzo ospite mio a Pescara a ragionare di nuova cittadinanza in Europa. Che significa oggi essere cittadino dell'Europa? Mica significa soltanto avere la libertà di non esibire un passaporto nello spostarsi da Barcellona a Palermo. E che ce ne faccio io di questa cittadinanza qui? Se disoccupato sono a Barcellona e lo resto anche quando mi sposto fino a Palermo, che cittadinanza mi dà l'appartenenza ad un nuovo assetto statuale europeo? Dobbiamo rideclinare diritti e doveri. Bene, questa zona, studiata molto anche da De Rita come fenomeno della piccola impresa che ha preso il volo negli anni lontani passati, come si fa a fare in modo che ricominci ad essere rigogliosa?
Pensiamo a pacchetti di misure su misura, pacchetti straordinari di facilitazione amministrativa. La risposta alla domanda di intrapresa da parte della pubblica amministrazione non può essere il balbettio, il miagolio, deve essere la velocità nel dire di sì. Chiunque vuole fare, chiunque vuole investire, chiunque vuole realizzare, deve trovare in capo alla pubblica amministrazione regionale il sì, l'immediatezza del sì pieno. E dobbiamo concepire dall'alto del potere regionale anche pacchetti formativi ad hoc, pacchetti tecnologici ad hoc, pacchetti organizzativi del processo e del prodotto ad hoc. Tutto questo si può fare perché altrove si è fatto. Noi dobbiamo innestare come un antibiotico affinché ripartano le procedure di volontà di queste aziende, sapendo che bisogna puntare molto sulla qualità. Quante volte avete visto in giro per l'Abruzzo uno che produce travi di cemento armato con uno che lavora le calze per donna? Che componimento distrettuale fanno queste due aziende? Così inconferenti, si direbbe in un'aula di processo penale. Per fare il distretto c'è bisogno della componibilità e della composizione dei cicli produttivi, in maniera tale che alcuni segmenti di complessità possano essere fatti insieme. La ricerca, l'innovazione, lo sviluppo, permettetemi, pezzi di internazionalizzazione. Chi ci ha mai lavorato su questo in Abruzzo? Sono nati i troni in Abruzzo, gli intronati, ma non è che su questo si è mai concepito un livello di premura e di accompagnamento che disponesse in maniera tale che chi si insedia o chi già c'era rispetto a chi arriva si seguisse un filo conduttore di coerenza e di compatibilità. I distretti nel resto dell'Italia sono nati così, con un'attenzione a fare in modo che si disponesse una filiera. Perché la Val di Sangro resiste? C'è un polo centrale importante attorno a una rete, e la rete esattamente disegna una composizione distrettuale. Noi dobbiamo fare in modo da ricucire, ricalibrare, riprecisare la sagoma delle prossimità e delle vicinanze, organizzando anche politiche di premialità. Dobbiamo fare in modo, cari amici, che in Italia se ne occupa Renzi, in Abruzzo e nella Marca Adriatica ricominci una stagione di investimenti infrastrutturali. Dino Pepe ha parlato di un tema a me molto caro, che ci qualificherà molto: i fiumi abruzzesi non devono essere gli abbandonati a condizioni tali da essere abbandonati nelle realtà tumorali delle proprie acque. Lungo i fiumi abruzzesi percorrono adesso come protagonisti i tumori, tant'è che quello che si scarica a mare nei fatti è roba invalidante. Io vengo da una città che non è la mia città di nascita, Pescara. Io sono nato in un piccolo paese alle falde della Maiella, ci sono vissuto tutti i giorni fino a 27 anni, poi mi sono trasportato a Pescara, anzi prima a Francavilla e poi a Pescara. Bene, io vengo da questo piccolo paese che ha un bellissimo corso d'acqua. Quando incrocia il corso d'acqua principale, che è la Terno Pescara, si confonde in un mare magno di 116 scarichi abusivi. Dopodiché va nel mare Adriatico e invalida anche il porto di Pescara. Vogliamo fare quello che ha fatto la regione Umbra con i suoi fiumi, il contratto di fiume, che è uno strumento amministrativo coperto finanziariamente, che dice, in ragione dei privati che anche hanno inquinato, facciamo metà per uno, un pezzo lo fai tu, un pezzo lo faccio io, e recuperiamo l'antica qualità delle acque. Guardate che lungo i fiumi è nata la civiltà dell'Abruzzo. Il vostro fiume è un fiume che ha dato identità ad una zona, se mi permettete anche ad un'idea di vita di una comunità. Ma se penso a quello che è successo sul fiume Sangro, per esempio, in provincia di Chieti, o il Vomano nella vostra provincia, o il Saline a Montesilvano, ma ancora il fiume più grande, la Terno Pescara d'Abruzzo, che quasi lega quattro province. Noi dobbiamo stabilire la logica delle priorità in questa regione. Priorità che significa programmazione, che significa per esempio fare in modo che in Abruzzo le grandi partite che si chiamano ferrovie, noi non dobbiamo essere rinunciatari in partenza. Se noi ci muoviamo da soli
le ferrovie non le affrontiamo, perché non è che la ferrovia inizia dal Tronto e finisce ai confini con il Molise. La ferrovia, se ha da essere, è una infrastruttura lunga che scavalca la lunghezza di una regione. Dobbiamo fare l'alleanza con le Marche e con il Molise. E dietro di noi, sull'Appennino, alleanza con l'Umbria e con il Lazio. È così che noi riusciremo a toglierci dal ritardo che ci ha colpiti. È così che la dotazione ferroviaria, fermatasi al 1875, guadagna la modernità di cui abbiamo bisogno. Io l'ho detto anche a Teramo oggi, Londra non è Londra perché c'è la regina o perché c'è l'acqua del fiume che la riguarda, Londra è Londra perché c'è un pezzo di ferro che conduce dovunque tutti. Qual è la differenza del ferro rispetto alla gomma? Che il ferro ha un percorso dedicato, dicono i ferrovieri, noi ti garantiamo la velocità commerciale che ti serve. Se tu vai sull'asfalto con la gomma, non sai dove arrivi, a parte la fatica, il consumo, l'inquinamento, l'incertezza, i costi. Il ferro per i prodotti degli industriali, il ferro per le persone, il ferro per le idee. E abbiamo una stagione nella quale il numero due della holding ferroviaria abruzzese, eppure donna, non so se accetta gli incontri notturni, ma credo di no. L'importante è che abbia le idee per concordare con noi cosa fare, e ce le ha tutte. Si aspetterebbe di essere confrontata con un tavolo esigente ed ambizioso. Noi vogliamo essere quelli che fanno comunità con tutti quelli che possono. Ad Atri voi avete due dirigenti generali del Ministero del Tesoro. Io li inviterei almeno due volte l'anno a pranzo per ragionare di futuro dell'Abruzzo. Ce n'è un terzo direttore generale del Tesoro all'Aquila che ha la vigilanza sulle attività bancarie ed è consigliere d'amministrazione delle Poste e della Cassa Depositi e Prestiti. Io farei squadra con tutti quelli che per conto e per nome dell'Abruzzo hanno guadagnato strumenti che possono essere opportunità per l'Abruzzo. Farei squadra con il 1.700.000 abruzzesi C che sono nel mondo, che sono una rete formidabile per fare in modo che l'Abruzzo non sia isolato, nel fare sì che una rete commerciale si accorga che esistiamo anche noi. I lombardi lo fanno, per esempio. Questa storia degli abruzzesici, quanti sono nel mondo, me l'ha detto il capo dei lombardi, che è Piero Bassetti, quello di prima, che è andato a fare la ricerca anche del sughero che loro hanno sparso nel mondo, per cercare di costruire una rete di competitività, che significa funzionalità. Non è il cacao meravigliato, la competitività, è la funzionalità. Noi dobbiamo fare in modo che in questa regione, soprattutto in questa provincia, dove avete una grande università, quella retta dal magnifico rettore Luciano D'Amico, che per fortuna non è un casuale, è davvero un magnifico rettore che magnifica il territorio e la sua università. Dobbiamo legare università a quanto di meglio voi avete su questo territorio. Per esempio c'è lo zoo profilattico, per il benessere dei nostri amici a quattro zampe, ma anche concepire quell'università a favore della ricostruzione di un tessuto economico nella vostra zona. E lui è capace di concepire un cucito sartoriale su misura delle imprese, è capace. Ma non è che l'università è il luogo dove scatenare la propria prepotenza. Noi la innovazione e la ricerca la faremo condurre avanti dalle università insieme, coordinate da D'Amico. Perché non è vero che l'essere regione, per come l'intendo io, statualità regionale, significhi uno stare sopra rispetto agli altri che stanno sotto. Rispetto alle università noi vogliamo stare accanto, rispetto alle imprese vogliamo stare accanto. Tutto questo si può fare, la legge, l'ordinamento consentono alle regioni competenze straordinarie, cari amici della Val Vibrata. Ma lo sapevate voi che l'ordinamento consente alle regioni anche di legiferare in materia bancaria, di credito? E non parlo delle società di garanzia Fido, parlo di un'attività normativa riferita al prodotto bancario nel quadro della cornice che fa la legge statale. Trovatemi una legge che ha fatto questa regione su questa materia. Trovatemi una legge che ha fatto questa regione sulla materia delle infrastrutture. Trovatemi una legge che ha fatto questa regione sulla materia dei lavori pubblici. Uno di voi mi potrebbe chiedere, vabbè, ma una legge, anche Ciampi lo disse, che aggiunge alla soluzione dei problemi che ci sono? Vi faccio un esempio.
Se si facesse una legge regionale sui lavori pubblici in Abruzzo nel quadro della norma di cornice nazionale, che stabilisse per esempio che nei cantieri della ricostruzione, 10 miliardi di euro, possono essere quelli che sporcano e fanno sporcare di cemento le tute degli operai delle imprese coinvolte. Se si facesse una legge che stabilisce che nei cantieri della ricostruzione possono essere impiegati per ogni 100.000 euro un borsista che faccia un tirocinio di 180 giorni, avendo il diritto di recuperare una piccola borsa di studio in cambio di questi 180 giorni, che servono per avviare a verifica di capacità lavorativa i nostri ragionieri e geometri e magari anche gli architetti. Questa cosa qui è una cosa inutile o è utile? Sapendo che quando un ragazzo va a bussare per trovare lavoro, la prima domanda che gli fanno è: che esperienza hai? E per fare esperienza c'è bisogno di cominciare a lavorare, e per cominciare a lavorare che esperienza hai? Questa cosa qui si chiama fantasia, concepita accanto al potere, che declinata come procedura fa le trasformazioni. La regione può fare leggi in materia di attrattiva industriale, di politica industriale, in materia di approvvigionamento energetico. Credo che ci siano gli imprenditori in mezzo a voi, sono convinto, perché ne siete stati e ne siete ancora tanti, grazie a Dio. Vi siete mai trovati davanti al problema di richiedere la fornitura di energia elettrica industriale all'Enel in maniera continua? E si chiama energia di qualità questa, per chi ha una commessa da rispettare per quanto riguarda i tempi. L'Enel, sapete che vi risponde? Se c'è la cabina ve la do, l'energia elettrica industriale. Se non c'è la cabina dobbiamo fare la cabina, e la cabina è complicata a farla. Per come intendo io, lo dico ai parlamentari regionali di oggi e di domani, la regione, poiché c'ha un tavolo permanente mai riunito, che si chiama tavolo permanente regione Enel, concorda col direttore generale dell'Enel dove sono le zone artigianali, dove si prevede l'estendimento delle presenze degli imprenditori, e là tu mi fai un piano di potenziamento della fornitura dell'energia elettrica industriale. Ma chi lo deve fare questo se non lo fa la regione? Lo fa la prefettura, il consorzio di bonifica, la standa, sosti, discount, chi lo fa? Ma lo deve fare la regione o no? Concepito come un governo statuale territoriale. Allora, la regione dispone di un certo numero di risorse finanziarie, che sono il bilancio della regione, di un certo numero di risorse derivanti dai patti che fa con i ministeri e dai patti che fa con Bruxelles. Con Bruxelles ci sono finanza a rubinetto e finanza a progetto, e questo è il comparto delle risorse finanziarie. Poi c'è il comparto delle risorse normative. Io consento a te l'applicazione del decreto del fare, articolo 12, che addirittura prevede procedure sperimentali sartoriali a favore delle imprese, cioè anche la denormativizzazione dello Stato a favore dell'impresa che fa ricchezza, è contenuta nella legge del fare numero 1, governo Monti. Accanto a questo c'è una terza capacità che può esercitare la regione, quella che io chiamo il protagonismo istituzionale. Dalla legge Bassanini in poi c'è un tavolo che si chiama Stato-Regioni. Al tavolo Stato-Regioni, il Presidente della Regione o i ministri regionali a prevalente competenza, una volta al mese, si incontrano col ministro centrale sulle materie di interesse collettivo, il ministro dell'economia, il ministro dei lavori pubblici, il ministro della sanità. Quando va il ministro della sanità a confronto con i presidenti di regione, il presidente della Toscana, dell'Emilia, dell'Umbria, della Lombardia, del Veneto, della Basilicata, si riportano a casa il pieno dello zaino. Tutto il tempo costoro lo destinano e lo dedicano alla battaglia competitiva per riportare a casa risultati. Non subiscono il fascino delle distrazioni. Si concentrano in maniera esclusiva per battagliare lì. Quando è che uno battaglia? Guardate, io non vi sto dicendo che c'è qualcuno che non vuole risolvere i problemi. Non ci pensa. C'è un difetto di idee. Quando noi abbiamo avuto il terremoto all'Aquila, ve lo dico anche a voi, lo dico anche a me che non sono aquilano, noi potevamo ottenere i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia nel biennio 2009-2010, bastava chiederlo con tenacia. Non lo si è fatto, non perché qualcuno l'ha voluto fare,
non ci si è pensato. E questo accade quando uno ha ossequio. Renzi è del mio partito, ma non è che siccome è del mio partito io produco ossequio verso di lui. Io devo risolvere i fiumi, io faccio battaglia, presento progetti, organizzo convincimenti, convinco il direttore generale competente, vado al tesoro e mi metto a convincere, a battagliare, a far valere le mie ragioni. Non è che siccome è del mio partito quello mi telefona e mi dice silenziati, io mi silenzio. Questo succede quando uno viene scelto dall'alto e c'ha la debolezza, e c'ha la debolezza, c'ha la piccolezza di una selezione che si fa dall'alto, che non è selezione, è assunzione. Con queste parole io vi dico complimenti a voi comunità della Val Vibrata. Un territorio si libera non se arriva un liberatore dall'esterno. Un territorio si libera se trova dentro di sé il liberatore. Il liberatore è un rappresentante politico che conosce i punti di forza di quel territorio, conosce i poteri dell'ente presso il quale va, li coniuga e organizza la liberazione. Chi vi deve rappresentare? Lui. Dategli la forza. Io quando mi sono candidato la prima volta alla regione, una volta mi sono candidato da consigliere regionale, poi una serie di personalità che si facevano le manicure, tutti uomini, riuscirono a mettere in piedi una perdita per 3.000 voti. E ho una rabbia perché sarebbe cambiata la storia dell'Abruzzo, per una storia di manicure, omisero di fare delle candidature giuste perché insomma ci fu la distrazione da manicure. Era il 2000. Quando mi candidai alla regione, nel mio piccolo paese, 3.200 abitanti, mi votarono 2.400 persone. Cioè là non c'era il voto di partito. Se mi permettete, era una specie di orda popolare che diceva questa volta io voto questo ragazzo. Perché questo ragazzo ha le caratteristiche per riuscire a svolgere la rappresentanza che a me interessa. Non la rappresentanza estetica, la rappresentanza politica. Se mi permettete, voi con Dino Pepe dovete fare un patto di questo tipo. Voi dategli quello che lui è, quello che voi avete. Lui vi restituirà quello che lui sa fare con gli interessi. Mi farebbe molto piacere avere Dino Pepe come parlamentare regionale accanto, perché ne sto misurando la profonda correttezza, l'assoluta lontananza dalle astuzie che a volte il politicantismo produce. Vanno in giro un sacco di zanzare che fanno scambiare la competenza, la capacità con Gian Burrasca, insomma. Lui non è Gian Burrasca, si vede lontano un miglio, ha la classe, l'eleganza, la progressiva e realizzativa mitezza, l'educazione, la serietà, anche la qualità umana, che ve lo hanno fatto apprezzare, mi pare, anche dalla classe dirigente di contesto. Io mi ricordo tutti quelli con cui ho parlato mi hanno parlato bene di lui. Allora vi do un consiglio: per fare eleggere un candidato c'è una regola, fare in modo che tutti quelli che lo devono votare si sentano anche loro candidati. Sentitevi candidati anche voi, fate in modo che a favore suo si scateni un sistema telefonico diffuso, parlatene al telefono di lui, parlate con le persone che conoscete, spingetevi. Dedicatevi a spiegare a chiunque che questa volta vale la pena votare Dino Pepe perché ce la può fare. Concludo con una battuta. La regione che io vi costruisco è una regione che si chiamerà ovunque, che si fa percepire ovunque. Una regione che si presenta con le fattezze di un camion. Il camion ha la potenza del camion, ha l'accoglienza del camion rispetto alle idee. Io vi dico, prendete impegni perché li potrete mantenere con questa regione che comincia il 26 di maggio. Buona serata. Nel suo discorso soprattutto tre parole chiave: organizzazione, preparazione, anticipazione. Certo, sono le attività che caratterizzano una classe dirigente non improvvisata. Per esempio, dal punto di vista sanitario, noi abbiamo un personale medico di assoluto rispetto, di grande bravura. Abbiamo un personale di supporto dei medici allo stesso modo meritevole di considerazione.
abbiamo tecnologia e macchinari adeguatamente in dotazione. Quello che manca è quello che io chiamo il liquido dell'organizzazione. Quando interverrà l'organizzazione, noi riusciremo ad azzerare i tempi di attesa delle liste di attesa per la diagnostica, per esempio. Perché così hanno fatto nel Veneto, dove hanno azzerato i tempi per quanto riguarda la diagnostica sanitaria. Su questo fronte si misura chi merita la fiducia da chi invece la fiducia la deve perdere. L'Abruzzo comunque ha detto deve ripartire dal lavoro. Si può davvero far tornare anche questo territorio come la Val Vibrata, che una volta era il fiore all'occhiello, la Brianza del Sud, i fasti di un tempo? Certo che sì, occupandosene con un progetto ad hoc che valorizzi ciò che c'è stato e lo sottoponga ad innovazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese, quando si dispongano in maniera combinabile tra loro a disegnare una filiera, in maniera tale che pezzi di lavoro, quando arrivano alla complessità, possono essere fatti anche insieme. Penso alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, anche agli stessi centri di ricerca e anche a pezzi di internazionalizzazione. Altrove questo si è fatto e si deve fare anche qui. Noi dobbiamo concepire anche accelerazioni amministrative a favore delle imprese, in maniera tale che l'impresa si senta coccolata, quasi presa in braccio dal potere della pubblica amministrazione regionale. E dobbiamo fare in modo da concepire pacchetti formativi ad hoc, pacchetti tecnologici ad hoc. Insomma, su questo dobbiamo scatenare la bravura progettuale di ente regione, come altrove la regione ha saputo fare per i propri territori di riferimento. Dino Pepe è sicuramente il candidato ideale per questa vallata. Sì, perché ha esperienza, ha la giusta mitezza che consente a lui di ascoltare tutti, ha anche la tecnè lavorativa e soprattutto ha la motivazione. L'intervento che ha fatto oggi non solo mi ha convinto, ma mi ha dato 3 motivazioni per fare sì che anch'io orienti a suo favore la simpatia che mi capita. Mi pare che ci sia un bellissimo patto di fiducia tra lui e la cittadinanza di questa bellissima vallata. Voglio dire a questa vallata che non ci sarà nessun liberatore dall'esterno. La vallata si deve dotare di un parlamentare regionale capace che viene dalle sue fila e anche dal suo modello di vita vissuto. Questa puntata speciale di J Magazine abbiamo ascoltato Luciano D'Alfonso, abbiamo ascoltato Dino Pepe, entrambi candidati per il PD alle regionali, chi come governatore, chi come consigliere regionale. Siamo con Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto, il consigliere regionale del PD, Peppino Di Luca. Questa candidatura di Pepe, partiamo un po' proprio da questo, perché stasera parte ufficialmente è l'avvio della candidatura di Dino Pepe alle prossime elezioni regionali amministrative. Partiamo proprio dal sindaco di Castellalto. Questa candidatura è stata un po' sofferta? Beh, no, direi sofferta no. Innanzitutto è stata una candidatura che è partita da un territorio e poi ha incrociato quelle che sono anche gli interessi, la voglia, l'accoglienza di un più ampio schieramento di persone, di amici, di amministratori, di sindaci come me ed altri di altri territori, parte della montagna e di tanti altri amici che si stanno unendo intorno a Dino Pepe per sostenere più che altro un progetto, una voglia di cambiamento, se vogliamo e se volete una sorta di azionariato sociale all'interno del PD che parte dal basso con una voglia davvero di cambiare le cose, di uscire fuori da quelli che sono un po' gli schemi tradizionali, di quelli che insomma corrono dietro a qualche capo, se così si può chiamare, invece guardando un po' la bellezza di un territorio e di tante persone che si sono raccolte per dire qualcosa di diverso in un posto importante come la Regione Abruzzo. Noi pensiamo, non solo come noi di Super J, dell'emittente Super J, che forse un pizzico di questa candidatura, forse anche un po' merito sicuramente dei circoli vibratiani, di come si sono spesi in queste settimane per la candidatura di Dino Pepe, anche un po' merito anche di Peppino Di Luca. Io non lo so se è anche merito mio, io ci ho creduto, ho combattuto e combatterò come se fosse una mia candidatura
perché ritengo la candidatura di Dino una candidatura che nasce sicuramente dal territorio vibratiano, ma che avendo esperienza da sindaco sarà utile a tutta la provincia di Teramo. E poi sono convinto che il personaggio Dino Pepe interpreti un sentimento di cambiamento che in questo momento in politica io credo ci voglia, e che insieme a Luciano D'Alfonso, che come avete sentito stasera è un uomo che tra le tante caratteristiche che ha, ce n'è una in particolare, che ha una visione. È un politico, se vuole governare la regione Abruzzo deve avere una visione di lungo periodo, Luciano ce l'ha, e se Luciano si farà accompagnare in questa sua grande e bella esperienza da chi sul territorio ha saputo interpretare, io penso che in politica il mestiere più importante è quello del sindaco, perché incrocia difficoltà, sentimenti, quasi diventa il confidente anche delle cose più intime delle persone, e spesso ha a disposizione risorse molto limitate, però questo ti fa maturare un'esperienza grandissima, ed è per questo che io credo e ritengo che la candidatura di Dino Pepe possa essere veramente una candidatura importante per questo territorio e per la provincia di Teramo. Una candidatura che, è stato ricordato, viene dal basso, non dalle tessere, non dalle tessere di partito, d'accordo? Sì, è un po' uno schema nuovo, secondo me, che si deve affermare, è un principio di ripartenza. Mi convince e ci convince, come si diceva prima, che si parte dall'esperienza concreta di un uomo che per 10 anni si è messo a disposizione di una comunità, che ne ha davvero curato ogni piccolo dettaglio. Questa è stata la forza soprattutto di quello che è anche il nuovo progetto che credo che all'interno del Partito Democratico si deve far spazio. Non il partito dagli amministratori, ma il partito, secondo me, che parte anche dagli amministratori per coinvolgere tante belle risorse e tanta passione. Non ci dimentichiamo che la forza del cambiamento di un programma politico deve partire da un'esperienza diretta e anche un'esperienza concreta di un'amministrazione locale. Se questo significa essere alternativa alle tessere, certo, questo è un progetto alternativo alle tessere. Una battuta su quanto affermato da Tito Rubini, esponente storico della Val Vibrata: creare l'area metropolitana. È possibile creare in questo territorio un'area metropolitana che si confronti con le Marche e non solo, che vada incontro alle grandi sfide? Riparto per questa domanda da Peppino Di Luca. Ma questa è la sfida del futuro, perché di fatto questo è già un territorio unico. Tutte le 12 amministrazioni che compongono una città territorio oramai presentano necessità ed esigenze comuni, devono avere un progetto economico in comune e soprattutto sono naturalmente rivolte verso le Marche. Qua non c'è lo sforzo di sentirsi cerniera tra due regioni, di fatto c'è. Quante volte nelle interviste passate ci siamo interrogati sul fatto che molti della Val Vibrata volevano passare nelle Marche? Ovviamente è una provocazione, ma è una provocazione che la dice lunga sullo stato di abbandono che questa comunità ha avvertito. Io penso che le regionali servono anche a questo in questa partita, e penso che in questo senso un uomo come Dino Pepe possa interpretare al meglio questo sentimento di questa comunità, e soprattutto ha l'esperienza per cercare di rilanciare un'area che è stata punto di riferimento non della Val Vibrata, dell'intera provincia di Teramo. Abbiamo una grandissima occasione. È diventato sottosegretario all'economia Giovanni Legnini, una persona di straordinaria capacità, un uomo del fare, che insieme a Luciano D'Alfonso possono veramente interpretare un momento positivo per la provincia di Teramo, in particolare per la Val Vibrata, e magari ci sarà l'occasione, perché no, di riaprire, di rimettere in cantiere quel progetto delle due province,
di Ascoli e Teramo, quell'accordo di programma quadro che purtroppo dal 2008 è stato chiuso nei cassetti dei ministeri perché non ha avuto la forza della presidenza della regione e della presidenza della provincia che hanno spinto in quella direzione. Io penso che stavolta questa occasione si riproponga e non la dobbiamo perdere. A Di Marco chiedo se dovessi dare un consiglio a Dino Pepe, qual è il primo consiglio appunto che darebbe? Sicuramente non ne ha bisogno, però quello che mi sentirei di consigliare ora o di ragionare con lui è davvero non di partire dalla sua esperienza, perché si diceva prima che il sindaco è il momento più bello, penso il ruolo politico, l'incarico politico elettivo più bello, di partire da lì, dal rapporto che ha con le persone e non dimenticarsi mai nelle azioni quotidiane, e augurandogli a lui di essere eletto e a Luciano D'Alfonso di essere presidente della regione, di non dimenticarsi mai le facce, i visi che raccontano le esigenze e le storie di un territorio, e quando si andrà ad operare nel concreto su leggi e strumento che cambiano la vita, speriamo in meglio di quel territorio, di ricordarsi di loro e delle aspettative di questa gente. Concludo con una domanda un po' tra virgolette cattivella: è mancata la presenza del segretario provinciale Gabriele Minosse in questa serata? Beh, credo che un responsabile di un partito provinciale è bene che sia presente, immagino che aveva degli altri impegni istituzionali, altri impegni insomma in altre assemblee, magari ecco, che lo hanno portato a fare questa assenza, hanno portato i suoi saluti, gli facciamo un saluto affettuoso e lo aspettiamo in altre occasioni. De Luca, su Minosse. Ma non lo so, io ho fatto il segretario provinciale e l'ho interpretato in un certo modo, dando e spendendomi in tutto me stesso. Penso che questo sia il ruolo importante di un segretario provinciale. Innanzitutto cercare di non essere di parte, anche se capisco che le maggioranze che in qualche modo coinvolgono la tua leadership possano creare delle pressioni. Però stasera io ho avuto una sensazione di straordinaria vicinanza di Dino Pepe e di Luciano D'Alfonso a questo territorio, e se fosse stata un'assenza, io anche penso che non sia stata un'assenza voluta, ma qualora lo fosse stata è stata un'occasione persa. Il PD è in un certo senso ricompattato intorno alla figura di Dino Pepe? In Val Vibrata certamente, ma il problema non è ricompattare il PD alla figura di Dino Pepe. Il problema del PD è cercare di costruire una lista, ma soprattutto un entusiasmo attorno alla lista che faccia da volano per una bella campagna elettorale. In questo senso io penso che c'è l'interesse di tutti quelli che amano il PD e il centrosinistra di costruire un bel progetto, e credo che se le candidature saranno come quelle di Dino Pepe, io penso che siamo sulla buona strada. Io ringrazio il consigliere regionale Peppino Di Luca e il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco.